Principe, un ritorno a Vicoforte dopo il 2017 in cui c'era stata la traslazione delle salme dei suoi avi. Che ritorno è? È un ritorno bellissimo. Vabbè, innanzitutto mi faceva sempre piacere tornare nel nostro bel Piemonte. Poi nel 2017 nevicava, oggi fa bello. Beh, è una cerimonia molto sentita, anche gli altri anni dove non ho potuto partecipare, ci sono sempre tante persone ed è qualcosa di molto bello e sentito e sono molto felice quest'anno di poter partecipare per rendere omaggio alla regina di carità, della carità. Tra l'altro in una giornata particolare oggi, perché si celebra, si omaggia la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, ma non è magari casuale questa giornata? Ma devo dire che, allora, noi avevamo preso questa data tanto tempo fa, ma è molto bello, è molto rappresentativo, penso, che oggi si possa festeggiare i 150 anni della madre di tutti gli italiani, che era la regina Elena, con questa giornata così importante. Ed ha un significativo in più, devo dire. È una cosa bella, una cosa bella, una cosa risentita. E spero che attraverso, diciamo, questo riconoscimento della regina Elena, molte donne si possano sentire anche loro mamme di tutti gli italiani e andare avanti così, perché è un momento difficile, complicato è importante parlarne, purtroppo se ne parla solo quando ci sono dei drammi, bisognerebbe parlarne anche domani, dopodomani e giorni successivi, ma è importante ricordare queste donne e soprattutto far sì che non succeda più. Però è anche un imprenditore, crediamo nel settore dei ristoranti, ho sentito che ha creato anche un videogame ultimamente che probabilmente sarà anche quotato in Sì, borsa, eccetera. È anche nello definito sport, anche nello sport. organizzare società sportive nel sud Italia. Ecco, però la domanda è questa, lei come vorrebbe essere visto dagli italiani davvero? Ma io non ho mai preteso essere visto in un modo diverso che voglio essere un italiano intorno a tanti italiani. È vero che provengo da una famiglia che ha 1000 anni di storia, provengo da una famiglia che ha fatto l'unità d'Italia, provengo da una famiglia che ha avuto 4 re d'Italia, provengo da una famiglia che prima, provengo da una famiglia importante che ha fatto tanto. Quello che diciamo che voglio fare è che non si dimentichi il passato. Che non si dimentichi il passato, che si possa sempre, diciamo, parlare di quello che è stato fatto, però sono una persona che ama, diciamo, guardare verso il futuro. Dunque, prendo tutte questi anni, diciamo, di storia, voglio prenderne il migliore, ma voglio rivolgere tutto questo verso il futuro. Sono una persona. Comunque sono oggi anche o soprattutto un imprenditore, ho vari business come lei ha detto, ma mi prende tanto tempo e per me è molto importante anche poter continuare, diciamo, quello che durante tutti questi anni la mia famiglia ha fatto. Per esempio mi occupo molto dei nostri ordini dinastici, fa 450 anni che gli ordini aiutano chi ha bisogno, aiutano il prossimo. Abbiamo 19 delegazioni in Italia, 17 delegazioni all'estero. Abbiamo in ogni delegazione dei progetti ben precisi e specifici,
che sviluppiamo e questa è una cosa molto bella. Sono anche molto felice perché l'anno scorso siamo riusciti a dare in beneficenza a vari progetti più di 3 milioni e mezzo di euro e che per una piccola organizzazione così è qualcosa Molti. di importante. Dunque io ecco, mi vedo più diciamo la mia vita in questa cosa, provare con il mio cognome, con la mia immagine, di poter aiutare chi veramente ha bisogno. Ha fatto riferimento, stiamo concludendo, Certo. A un futuro. Però in un prossimo futuro ci sono degli appuntamenti anche elettorali importanti. Nel 2024 ci saranno qui in Piemonte le regionali, intanto, e poi naturalmente le europee. Lei ha già in passato fatto parte dell'agone politico nel 2008 e poi nel 2020. A proposito del 2024, c'è qualche progetto in questo senso da parte sua? Sì, comprarmi una nuova televisione per vedere i risultati su uno schermo forse molto più grande. Quindi vuol dire che non scenderà in campo, non ha intenzione. Guardi, per il momento non scendere in campo per che cosa? Ecco, questa è la... per che cosa? Potrei scendere in campo se ci fosse un progetto o un progetto, diciamo, che può portare qualcosa in più agli italiani, ma scendere in campo per scendere in campo perché ho un cognome, ho una visibilità, questo a me non interessa. Si Ci vuole un progetto. chiamerebbe più opportunismo, diciamo. Ma il progetto lo potrebbero fare anche qualcun altro e lei sposarlo. Chi vivrà vedrà. Se ci fosse stata la monarchia, il paese, secondo lei, come sarebbe stato? Sono quelle domande che detesto, perché non Ma dobbiamo con farle, i se, perciò. con i poi, sinceramente non ho la più pallida idea, non lo so perché non ho mai voluto pensare a questo. Se io iniziassi a pensare, se ci fosse stata la monarchia, se fossi stato re, non viverei più. Anzi, molto più da pensare, da proiettarmi dicendo sono un italiano normale che ha un grande cognome e una grande storia alle spalle, ecco quello che vorrei fare. Io amo partire dal basso per andare in alto, non dall'alto per andare in basso. Dunque, non saprei. L'Italia è un bellissimo paese, monarchia o non monarchia. L'Italia comunque è un paese, io vedo oggi quello che sta succedendo, sono molto contento di vedere quello che il governo sta facendo e come si sta muovendo. Anzi, auguro lunga vita a questo governo. Dunque, non mi interessa se ci fosse stata la monarchia. Perché non c'è più. E dunque, come non viviamo in un mondo di favole, Vuole vivere nel presente. e che non è un libro che sto leggendo, anche se le mie figlie sono cresciute, c'era una volta un principe, no. C'è un uomo che ama il suo paese e che vuol fare qualcosa. E vedremo quello che succederà. Ultima cosa, cosa si augura per le sue figlie allora? Che siano felici, che trovano la loro via, ecco, oggi è un mondo complicato, però un mondo molto interessante, con grande opportunità a mio avviso, anche tecnologicamente, tutto quello che stiamo vedendo, dall'intelligenza artificiale, da quello che succede sulle reti, se gestito bene. È un mondo con un grande potenziale e c'è una rivoluzione che sta succedendo, Bisogna saperlo è sfruttare. tecnologico. Voglio dire, è come noi negli anni 90 quando internet è iniziato, 80 non mi ricordo quando è, sì, 80-90, o allora quando hanno inventato il telefono, l'elettricità, ecco,
Siamo in un momento così e io spero, ecco, che studino bene e dopo che lavorino bene, che sposino l'uomo che amano, che possano fare una bella famiglia e poi se vogliono lavorare con me, ben venga. Non sarò mai lì ad obbligare le mie figlie di far qualcosa che non vogliono. Anzi, sono un padre che ama lasciare la libertà, però sono sempre lì per loro. E se hanno bisogno di consigli, se hanno bisogno, se domani vogliono riprendere quello che sto facendo, le mie braccia sono aperte. Grazie. Grazie.